La moda è sempre stata e sarà sempre lo specchio del nostro tempo. Riflette certi momenti culturali ed è naturalmente un fenomeno sociale inevitabile. È un vettore di identificazione e socializzazione, un segno di prestigio e, naturalmente, una vera arte. La natura umana è segnata dal bisogno di essere diversi e, pertanto, lo stile è una forma di identità, perché uno stile autentico rivela la diversità, determina l'individualità, la singolarità e il carattere insolito della sua composizione e riflette il gusto. Nel video di oggi presenteremo i 5 marchi di lusso più costosi del mondo. Hanno guadagnato la fiducia dei loro clienti per la loro qualità e originalità, quindi il prezzo dei loro prodotti è ben giustificato. Quindi sedetevi e godetevi lo spettacolo. Luxy. Il marchio Chanel è una società privata di moda francese di proprietà di Alain Gérard Wertheimer, nipote di Pierre Wertheimer, che fu uno dei primi partner di Coco Chanel. Chanel è una casa di haute couture specializzata in prêt-à-porter, beni di lusso e accessori di moda. Come stilista, Coco Chanel ha soddisfatto il gusto delle donne per l'eleganza nell'abbigliamento. È conosciuta soprattutto per il suo Little Black Dress, il profumo Chanel numero 5 e il Talier Chanel. Fondata nel 1910, l'azienda ha ora circa 20.000 dipendenti. Il suo logo consiste in due lettere C incrociate e opposte, una rivolta a sinistra e l'altra a destra. Fondata nel 1913 da Mario Prada e suo fratello Martino, come fratelli Prada, Prada è un'azienda italiana di beni di lusso specializzata in prodotti tessili di alta moda per uomo e donna, tra cui pelletteria, borse, scarpe, abbigliamento, occhiali e profumi. L'azienda ha 12.326 dipendenti e gli amministratori delegati sono Patrizio Bertelli e Miuccia Prada Bianchi. Quest'ultimo è il capo designer di Prada e fondatore della filiale Miu Miu. Secondo Forbes, il suo valore netto è stimato in 4,5 miliardi di dollari. Fondata da Thierry Hermé nel 1938, Hermès e International S.A., o semplicemente Hermès, è un'azienda francese di haute couture e beni di lusso con sede a Parigi, Francia. È specializzata in pelletteria e selleria, accessori di moda, interior design, profumeria, gioielleria, orologi e prêt-à-porter, scarpe, cinture, guanti, cappelli e molto altro. L'azienda impiega 15.417 persone e i suoi amministratori delegati sono Henri-Louis Bauer e Axel Dumas. Nel 2019 il fatturato totale di Hermès ha raggiunto i 6,88 miliardi di euro. Gucci è un marchio di moda italiano di proprietà dei Gucci Group, una multinazionale francese di proprietà di Kering, precedentemente nota come PPR. Il marchio Gucci è stato fondato da Gucci Gucci a Firenze nel 1921. È anche il marchio italiano più venduto e opera con circa 278 dei suoi negozi in tutto il mondo, oltre ad altri grandi magazzini. Il marchio è stato valutato 12,1 miliardi di dollari nel 2013 con vendite di 4,7 miliardi di dollari. Per celebrare il 90° anniversario della sua apertura, il Gucci Museo di Firenze è stato inaugurato nel 2011. Ad oggi, Gucci è diventato uno dei marchi di moda più famosi, prestigiosi e riconoscibili al mondo. Da oltre 150 anni, Louis Vuitton è sinonimo di lusso e qualità. Dalla sua creazione nel 1854, la marca ha saputo resistere al plagio e creare nuove tendenze pur garantendo un prodotto di altissima qualità. È un'azienda francese di beni di lusso. I suoi prodotti sono venduti in boutique indipendenti, nei reparti di noleggio dei grandi magazzini di lusso e nella sezione e-commerce del suo sito web. Louis Vuitton è il marchio di lusso più costoso del mondo ed una divisione di LVMH. La sua fama è stata in gran parte guidata dalle star del cinema che indossavano e indossano ancora i suoi articoli di lusso. Alcuni modelli, come la morbida borsa da viaggio cilindrica portata dalla leggendaria Audrey Hepburn, sono diventati dei classici. Grazie per aver guardato questo video. Non dimenticate di mettere un mi piace se vi è piaciuto e di dirci nei commenti la vostra marca preferita. A presto!